DJ Fox, Radio Station, la radio che ti rincorre. Party time! Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. Siete su DJ Fox Radio, buonasera a tutti, io sono Mauro, siamo a Live Motel, ancora una sera nel salotto ospiti, nel salotto musicale di Cristiano Califano a Roma, e ringraziamo ancora Cristiano per questa ospitata di artisti che in questi giorni sono stati, che hanno visto suonare e soprattutto raccontarsi a Live Motel a Roma. Questa sera siamo in compagnia di un artista romano che ho l'onore di presentarvi immediatamente, ma soprattutto perché è nella sua città e quindi può raccontarsi bene, in compagnia di due chitarristi d'eccezione. Daniele De Gregori. Ciao, piacere, buona serata. Ciao Daniele, grazie per aver accettato il nostro invito a... Grazie a voi. A suonare con noi per DJ Fox Radio, e presentiamo subito i tuoi illustri compagni di viaggio. Sì, sì, ho l'onore oggi di essere accompagnato da Lucio Bardi e da Lorenzo De Angelis. Alle due chitarre. Alle due chitarre. Quindi avremo ben tre chitarre, come sicuramente chi poi ci vedrà su YouTube. Ricordiamolo subito, il canale YouTube Live Motel DJ Fox Radio, o anche il canale YouTube DJ Fox Radio Station. Su entrambi i canali ci sarà questa puntata di Live Motel, come tutte le altre. Potrete vedere anche questa, cosa succede questa sera con Daniele De Gregori. Daniele, allora, tu sei un cantautore, dicevamo, hai una carriera ormai ben avviata, hai insomma un sacco di date, un sacco di premi che veramente mi hanno fatto venire mal di testa quando... Non te li ricordi? No, 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 assolutamente. Guarda, io taglierei la testa al topo. Sì. Andate sulla pagina Daniele De Gregori, la pagina artista ovviamente, informazioni, e vedetevele voi tutti, oh, sono questo... tutti i premi che ha vinto, perché sono veramente un sacco. È un ottimo, così neanche io mi ridevo. Esatto, rimandiamo lì, abbiamo modo di parlare di tante altre cose. I premi sono lì e sono tanti. Allora, tu inizi, diciamo, nel 2007 più o meno, no? Come, sì, sì, sì. A, diciamo, a pubblicare cose. Esatto, con sì, Atlantide. A pubblicare cose, sì. Poi, insomma, chiaramente suonavo da qualche anno già, perché insomma... C'è tanta gavetta. Andiamo proprio agli antipodi. Tu, vabbè, sei dell'85, quindi non sei proprio un ragazzino, quindi hai veramente tanta esperienza sulle tue spalle. A che età hai iniziato a suonare in maniera, diciamo... Alla fine del liceo, insomma. Al tramonto del liceo ho messo sulla mia prima band, e quindi ho fatto la mia prima esperienza, però con le cover... Sì, anche tipico per... percorso, insomma, con... Ecco, ma si inizia ovviamente con le cover, perché inizia a suonare le canzoni che ti piacciono, quelli dei tuoi idoli, quelli che ascolti magari comunque da ragazzino, insomma, è per tutti questo, esatto. È un discorso che vale per tutti. Poi però, ecco, succede qualcosa ad alcuni, perché anch'io ho ascoltato tanta musica, ho ascoltato tante band, tanto rock, ma a me non è successo niente. Invece alcune persone hanno... quella luce, no? Che è il talento, no? di scrivere. È una predisposizione più che talento, perché poi il talento è se lo fai bene. Però la sì, predisposizione sì. È senz'altro... Beh, va quella... coltivato però, il talento c'è e va coltivato poi. Sì, 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 io infatti non posso dire se ho il talento, però posso dire che da subito ho maturato la predisposizione, insomma, a scrivere... pezzi miei, il perché poi esattamente non lo so, al di là delle banalità che dicono tutti, che sono quelle dell'esprimere se stesso, sì, insomma, sì. Queste sono cose sì, scontate, quindi la verità è che io avevo esattamente voglia di non replicare, cioè non è che non avevo voglia, ma mi dava molta più soddisfazione il creare da zero,
e quindi arrangiare, insomma, andare in un territorio oscuro inedito invece, esatto, che ricalcare. Però non era un atto di snobismo. Quindi ricercare proprio dentro di te piuttosto che al di fuori di, sì, quello che esisteva. Questo già nasce anche, secondo me, anche da una presa di coscienza del fatto che replicare una cover, io la vedevo così, poi forse per estremo, però insomma io non mi sentivo neanche nella posizione. Fare le cover va bene come scuola. Sì, io le facevo, poi mi rendevo conto di... Che era limitativo. Sì, di come io cosa, certo, sto facendo. Assolutamente. Sto replicando una parte di qualcuno che è decisamente più adatto, più bravo di me, e quindi mi sentivo anche in realtà frustrato da questo. E ho preso subito una strada diversa, e devo dire per fortuna, perché oggi sto qua e no, quindi sono infatti, contento infatti. Di questo. Allora, io inizierei subito con la musica. Sì. Abbiamo un bel po' di tempo da raccontarci, quindi possiamo parlare di tutto, però iniziamo con la musica. Abbiamo tre chitarre, abbiamo è unplugged questa sera, anche se comunque siete comunque cablati per bene perché unplugged è più il falò sulla spiaggia, no? Sì, forse unplugged. È un finto unplugged. Tre chitarre acustiche, Daniele De Gregori, prima canzone, con cosa iniziamo? Sì, voglio farvi sentire una canzone che non abbiamo mai suonato, io non ho mai fatto dal vivo, e se non al premio all'artista che non c'era, che per fortuna abbiamo vinto a Milano 2 mesi fa, si chiama Charlie Chaplin. Infatti questo premio non figura ancora sulla pagina. Non lo so se figura già. Non figura. E quindi voglio farvelo sentire, proviamo a farvelo. Assolutamente. In versione, prende spunto da un aneddoto di cui non si conosce esattamente la veridicità. Pare che Charlie Chaplin di nascosto partecipo ad un concorso per sosia di Charlie Chaplin. Ah, lo so, sì, sì. E vero, pare che arrivo terzo. Sì, sì, sì. E quindi questa canzone in realtà prende spunto da questa distopia, da questo strano gioco, sì, di identità, sì, in cui anch'io mi sono tuffato, chiedendomi se a volte se quello che faccio lo faccio perché sono così o perché cerco di sembrare così. Cioè, l'aveva fatto anche Adele questo gioco. Ah sì? Sì, sì. Allora non la faccio più con adesso. Le sosie, no, adesso devi cambiare nome, esatto. Devi chiamarla Adele, però l'aveva fatta anche lei con le sosie di Adele. Ah ok. Sì, sì, c'è su YouTube allora, questa cosa. Allora sì, sì, era molto divertente, era molto divertente. Ma usando anche la Charlie Chaplin come immagine, spero di no. No, 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 lei si presentava con le sose di Adele, ah, okay, e okay, poi lei stessa si presentava a cantare. E... Ah, ok, esatto. È molto, molto divertente. Il giochino è quello. Esatto. Insomma. E noi ce lo ascoltiamo invece adesso con Daniele De Gregori. Siete su DJ Fox Radio a Live Motel. Daniele De Gregori. Forse sono quello nato per girare il mondo, che riesce a vivere giorno per giorno, o piuttosto quello a cui dicevi ormai mi sembri un altro, e forse non avevi torto. Forse sono quello che ha talento, che a scuola era inespresso, no, la scuola non è stata mai il mio posto, e scusami se adesso non ricordo. Sono onnivoro vegano e non so scegliere fra il primo ed il secondo. Se proprio devo essere qualcosa, io sono un cantautore, ma non so più che tipo di canzone avete voglia di ascoltare, e vi prego di farmelo sapere. Io posso cambiare, cambiare, fino a non rientrare più nei panni del mio personaggio, per avervi compiaciuto troppo spesso. Charlie Chaplin, come Charlie Chaplin, mi trovo ad un concorso di sosia di me stesso. Charlie Chaplin, come Charlie Chaplin, però non mi somiglio tanto e arrivo terzo. E se fossi quello che ama Ibiza, le domeniche ecologiche o Neruda, magari farei meno fatica a camminare per la strada oppure in chiesa quando fai la comunione, e io resto solo in mezzo alle persone.
fossi quello di cui hai bisogno, che può darti un figlio, certo, potrei essere anche meglio. Anche tutto quello che volete ad un colloquio, purché risulti adatto ed adeguato, fino a dover chiedere perdono per non riuscire ad essere un uomo solo. Charlie Chaplin, come Charlie Chaplin, cammino col mio passo, goffo e schembo. Se mi chiedi cosa ho sotto il cappello, sorrido con lo sguardo, io non ti rispondo. Charlie Chaplin, come Charlie Chaplin, mi trovo ad un concorso di sosia di me stesso. Charlie Chaplin, come Charlie Chaplin, però non mi somiglio tanto e arrivo terzo. This is Live Motel. Daniele De Gregori con Lucio Bardi e Lorenzo De Angelis. Questa sera Live Motel. Abbiamo iniziato subito con Charlie Chaplin, che è una figura eccezionale, è stato un attore incredibile. Basta dire che ha dato anche il là alla coppia Laurel e Hardy, perché comunque erano, lui e Stan Laurel erano amici, erano della stessa scuola inglese, no? Sì, quindi un personaggio fantastico. Allora, parliamo di questo invece, di questo concorso, un artista che non c'era. Ecco, passiamo ai giorni di oggi. Sì, è stato un concorso che si è tenuto, la cui finale si è tenuta a Milano il 18 luglio. E abbiamo partecipato, ho partecipato con due brani, uno dei quali era questo. Sì. E, insomma, ho visto una lunga selezione tra centinaia di artisti. E la finale poi, insomma, era già un po' da tutta Italia. Sì, da tutta Italia. Sì, ha avuto quarti di finale, semifinale, no? Queste trafile. Era già un po' che menava, che andava avanti. E quindi, insomma, di volta in volta scoprivo di essere. Si screma sempre. Fino ad arrivare ai magnifici 10. Quindi per me era una grande soddisfazione essere... La finale aveva un livello molto alto, c'erano veramente bravissimi artisti. Ho vinto, abbiamo vinto il primo premio e è stata una grandissima una soddisfazione incredibile, anche perché comunque vincere un premio di questo tipo è su tutto il territorio nazionale... Insomma, sì, non devo è dire, poi era un premio che io già... di cui avevo già stima, quindi sono molto contento di aver vinto... quel premio lì. Ecco, questo premio comunque viene, questo obiettivo è stato raggiunto grazie anche a tanta esperienza sul palco, grazie anche a tanta musica live suonata. Tu hai suonato un po' dappertutto, no? Insomma, Roma l'hai messa a ferro e fuoco in lungo e in largo, hai suonato in tutti i locali possibili e immaginabili. Sì, è stato effettivamente, credo, un frutto maturo, ecco. Poi la vita è strana, quindi può anche non succedere, non è così matematico, non credo che sia poi esattamente matematico il fatto di raggiungere l'obiettivo di una vittoria, però credo che non sia vero il contrario, cioè, ovvero, però quando accade non arriva per caso, e per me infatti non è la costruzione, è stato il frutto di tutti questi anni, di tutti gli orrori e gli errori che ho fatto. Sto ancora in mezzo al percorso, quindi vediamo dove andrà a finire ancora questo percorso, però sono contento di... Le cose per caso iniziano per caso e finiscono per caso. Sì, allora,
alcune sì, per caso, a volte anche c'è un po' di pizzico di fortuna, magari senza perché senza quella non si fa nulla, perché anche basta solo andare in un posto sbagliato, in un, piuttosto che nel posto giusto, basta che, non so, adesso forse un po' meno, no? I famosi talent scout di una volta, basta che ci fosse la persona giusta nel momento giusto e segnalavano subito il... Ma io infatti sono consapevole di questo, per questo dico che sì, è vero che è stato il frutto maturo di un percorso, ma sono altrettanto certo che sarebbe comunque bastato, e basta sempre pochissimo, un giurato a cui non piaci può spostare tutto, cioè addirittura il destino poi di un autore, perché è vero, mancare un appuntamento, quindi è tutto legato alla, non tutto ma molto è legato alla fortuna, io questo lo sì, so sì, sì. Che il duro lavoro è fondamentale, no? Perché sennò poi non arrivano neanche i presupposti per mettersi, entrambi, per mettersi in balia della fortuna o meno, no? E quindi... Sì, servono tutte e due le cose e devono accadere nello stesso momento. Tu al momento c'hai una band di musicisti, una band fissa? Ho vari musicisti, collaboratori che di volta in volta mi seguono. Li salutiamo? Vuoi salutiamo, sì, sì, sì. A parte Lucio Bardi che è con noi questa sera e Lorenzo De Angelis. Non avendo una band fissa rischio di lasciare qualcuno fuori, perché per fortuna sono, ho un po' di seguito. Ok. Però diciamo delle persone fisse, al di là dei musicisti, voglio sicuramente salutare Gabriele Conti, che è il mio fonico, e che oggi è stato qua, è con noi e ci ha aiutato moltissimo con i suoni di questa puntata di Live Motel, e lo poi ringraziamo. C'è Simone Ventura, che è il mio bassista, e Stefano Costinelli, con il quale coproduco i brani, e poi ci sono i vari musicisti, altri, qualcun altro che orbita, però diciamo questo è in realtà il nucleo fisso. Sì, il centro, sì, del, sì. Del cuore della musica. Più i presenti, ovviamente. Di Daniele De Gregori. Allora, io andrei con un secondo brano. Avete una scaletta di circa, sì, sei brani che ci farete ascoltare. E sono veramente felice. Voglio farvi sentire un brano che si chiama Divenire. E anche questo, io oggi sto sperimentando. Benissimo, sì, sì. E anche questo non l'ho. Il salotto della sperimentazione, esatto, di Cristiano Califano. Mi ricordiamo. Sembra la situazione giusta per rischiare. E quindi voglio fare una canzone che non ho, forse l'ho fatta forse una o due volte tanti anni fa, che si chiama Divenire, non ha mai trovato spazio, è inedita, nonostante sia stata scritta tanti, tanti anni fa, non ha trovato spazio in nessun disco. E vedi che questa sera invece lo spazio l'abbiamo trovato a Live Motel con Daniele De Gregori. Com'è lontano ieri, com'è lontana la tua voce quando mi chiamavi, e gli universi di formiche sopra i marciapiedi. Com'è lontano ieri, e adesso che è domani, adesso è un uomo quel bambino a cui lo raccontavi. Adesso si dipingono di bianco i vecchi muri, si cambiano i cognomi, si rompono i bicchieri. Adesso è la mia vita, la somma degli istanti guardati in prospettiva. Sì, adesso è la mia vita, la progressione dei presenti, tenuti tutti in fila. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Com'è lontano ieri, com'è lontano il mondo in cui sfiorirono quei fiori che ti portai sotto la pioggia mentre tu ridevi. Com'è lontano ieri,
E adesso che è domani, adesso che inciampiamo con le mani nelle mani e ci sporchiamo il viso come due vecchi bambini, adesso che è domani. Adesso che è domani, adesso che è domani, adesso nella mia vita la somma degli istanti che lasci allontanando ti deriva. Sì, adesso è la mia vita la collezione dei presenti perfettamente in fila. Live Motel. Siete su DJ Fox Radio, state ascoltando Live Motel nel salotto di Roma, il salotto musicale di Cristiano Califano, con Daniele De Gregori, Lucio Bardi e Lorenzo De Angelis. Allora, questo era un pezzo inedito che ancora, dicevamo, non è stato pubblicato. No, è stato fatto soltanto pochissime volte tanti anni fa e oggi l'ho ritirato fuori così. È un peccato perché è un pezzo bellissimo, una dolcezza veramente notevole. Sì, beh, sono d'accordo se non l'avrei fatto, però... Senti, tu cosa cerchi nella tua musica? Cosa cerchi di trasmettere? Che sensazioni vuoi dare a chi ti ascolta? Ma o cerco di buttare, diciamo, delle immagini che siano forse cinematografiche, per la mia comunque passione per le arti visive e in realtà anche comunque cinematografiche. Ad esempio questo è un brano che si basa molto sulle immagini, perché io mi emoziono a volte più con le immagini che con tu sei appassionato di cinema, quindi non sono un esperto, però insomma grandi emozioni me le provoca il cinema. Esperto, esatto. Nessuno, cioè, gli esperti sono forse i cineasti, piuttosto che i registi, però appassionato, però mi emoziono facilmente con il cinema. Oppure cerco di mettere su carta, e quindi su canzone, delle riflessioni di natura come dire, sembra grande la cosa, etica, insomma, qualche riflessione antropologica, insomma, sì, qualcosa che non parli esattamente di me, ma parli di comportamenti universali, sì, quindi non storie vissute o cosa, piuttosto che... No, non di me, oppure la terza via è quella di raccontare storie un po' inventate, come ho fatto in realtà nel disco. Il disco è invece fatto di storie, di personaggi, quindi è un po' più a che fare con la narrativa e con la letteratura. Sì, oppure di personaggi caratteristici, come per esempio Gino, l'ultimo nuovo singolo, che è è un italiano, l'italiota, diciamo. Sì, beh, le ho messe tutte insieme lì. Sì, avevo un concentrato di virtù. Sì, un concerto orrendo di spregevoli atti. Bellissimo. Che poi dopo faremo ascoltare. Sì, assolutamente. E quindi dicevamo, tu... questo è quello che vuoi trasmettere quindi al tuo pubblico, no? Che viene soprattutto ai concerti e che deve recepire, no, un messaggio. Sì, poi lì la sfida è capire
se quello che io voglio fare nelle canzoni sia poi quello che la gente vorrebbe ascoltare sia nei dischi sia dal vivo, perché poi c'è, credo ci sia anche differenza. La gente tende ad ascoltare un certo tipo di canzoni nei dischi, in macchina, ed altre mentre sta in un locale. Quindi è lì si cammina un po' sui carboni ardenti, non si sa mai che tipo di... cercare il compromesso tra le due cose, forse. Sì, perché alla fine quello che io faccio è fatto per me, ma è fatto anche per essere ascoltato, inutile prendersi in giro, insomma. Ecco, però tu miri più ad avere una musica di, diciamo, un po' più, diciamo, colta, no? Un po' più ricercata, cantautoriale, oppure una musica pop che possa essere fruita da tutti? No, senz'altro la prima, perché poi è la mia formazione. Diciamo, quello che mi sto concedendo ultimamente è cercare di mettere questo tipo di costruzione armonica e di testo dentro un vestito che sia un pochino più fruibile. Che poi non so se vuol dire pop, questo boh, non cioè, lo so. Guccini o Gabbani? Esatto, ecco, quindi ora da democristiano ti direi in mezzo, in realtà non è in mezzo, in realtà direi Guccini con un vestito non da Guccini. Sì, sì, un po' più moderno. Esatto, cioè, quella è la sfida, è una sfida a cui partecipano molti sì. Io poi, mi metto in fila, insomma. Oggi effettivamente, essendo molto più facile anche fare musica, no? Perché comunque una volta... parlo di una volta, ma parliamo anche solo degli anni 70-80, no? E non c'era una tecnologia tale che permettesse a chiunque di crearsi la musica in casa, certo, ma proprio in casa. No? Questo già toglieva l'80% di... Esatto, una volta eri talentuoso, ti scoprivano e ti portavano negli studi e ti facevano suonare, ti facevano fare i dischi. Oggi l'offerta è molto più ampia. Sì, è un bene e un male contemporaneamente. Esatto, sì, perché contemporaneamente... permette a dei talenti magari che non hanno modo di permette emergere. A tutti di arrivare ad un livello minimo e quasi nessuno di arrivare ad un livello massimo. Ecco, quello che manca è un colino, però, forse. Esatto. Quindi, sì, c'è un... Prima c'era uno che arrivava a livello 10 e tutti gli altri restavano a livello 0. Esatto. Oggi arrivano tutti a livello 6. 5, 6... In base al talento e alla fortuna. Sì. Però arrivare a livello 10 probabilmente... È ancora difficile, sì, sì. Perché quindi la competizione non sempre... dipende anche questo. La competizione è un bene relativamente. Se poi fa in modo di non avere più un prodotto come prima, allora forse non è più un bene. È una riflessione, esatto, che mi chiede. Sì, se il livello si dovesse abbassare a causa di questo, allora forse la competizione non è più così un valore assoluto. È vero. Il dato è questo, poi magari non è così, però non lo so. Allora, io tornerei alla musica, a questo punto, con un altro brano, terzo brano di questa serata. Cosa ascoltiamo? Continuiamo a sperimentare con un brano che... Mi piace questa cosa, la sperimentazione. Loro un po' meno, sono felici di questo. È un brano che si chiama Ne dovremmo riparlare. Sì. Anche questo è inedito, anche della sperimentazione ne dovremmo riparlare, dice, non so se si sente. Anche questo è inedito, forse l'ho fatto una volta, non ne sono neanche sicuro, quindi questo benissimo. Potrebbe essere anche la prima volta. Quindi questo rimarrà registrato come una puntata di esperimenti. Esatto, quindi esatto. È bellissimo, anche per voi è interessante. E questa canzone è una canzone a cui tengo molto, perché fa parte proprio di quel filone di cui vi parlavo prima, delle riflessioni. Allora, c'è una frase che io che mi irrigidisce quando non una frase, un comportamento che ha a che fare con l'autocritica che tutti noi abbiamo. E tutti noi chi abbiamo più chi meno, quasi tutti meno. Quindi l'autocritica è una cosa da allenare un po' di più, è un muscolo da allenare un po' di più. Tanto è vero che spesso quando si sente la gente lamentarsi o pensare di aver capito qualcosa della propria vita, non so se vi capita ogni tanto di sentire, anzi purtroppo spesso, io ho capito qual è il mio errore nella vita. Dico, qual è il tuo errore nella vita? Sono stato troppo buono. Ah sì, è un classico. E dico, questo è un classico. Cioè, una cosa serviva, essere buoni, puoi eliminare anche questo. Sei sicuro che questo sia, come quelli che dicono il mio difetto, è la sincerità. Non è vero, hai già detto una palla. Smettiamo di farci complimenti da soli anche quando ci critichiamo. Critichiamoci veramente. Sono troppo buono. Sono troppo buono. Come dire,
mi sto facendo un complimento, siete voi che fate... Sì, sì, che siete delle merde. Esatto, che siete delle merde. Ora, e questa è una cosa che io non sopporto perché ha a che fare quindi con la mancanza d'autocritica. Cioè, autocritica vuol dire guardarsi allo specchio e dire... Non sono stato buono. Sì, buono. Sì. Sono stato cattivo addirittura, perché può succedere. Certo. Devo essere meglio di così. Quindi questa canzone parla di questo, si chiama Ne dovremmo riparlare, perché è una cosa di cui effettivamente dovremmo parlare e riparlare. Parliamone allora con la musica di Daniele De Gregori, ancora questa sera con noi a Live Motel. C'è una cosa di cui sono sicuro, è che da oggi cambierò atteggiamento con più di qualcuno. Te l'ho sentito dire, me l'hai sentito dire spesso e malvolentieri. E cosa importa di tutto il resto? Che vuoi che importi se ora non mi credi? Qual l'unica cosa che conta è restare in piedi. È un mantra e lo ripeti all'infinito. Che ti prendeva un braccio mentre gli davi un dito. Oh, oh, ma suona così stupido e scontato. Non fare confusione tra cattiveria ed il suo risultato. Non è scontato che dove c'è un tradito c'è pure un traditore. E forse ne dovremmo riparlare. Questione di retorica sociale, di semplice egoismo, da conversazione. Alla fila di chi si pente, sono stato troppo buono mentre è vuota la sala d'attesa di chi afferma il contrario. Se solo fosse vero, vi prego, potremmo ritornare tutti indietro e chiedere anche scusa di qualcosa e smetterla con l'esercizio oltranza della propria autodifesa. Oh, suona così inutile e scontato. Non fare confusione tra cattiveria ed il suo risultato. Non è scontato che dove c'è un tradito c'è pure un traditore. E di questo ne dovremmo riparlare. Live Motel. Questa sera Live Motel la fa da padrona la musica d'autore di Daniele De Gregori alla chitarra voce, con le chitarre di Lucio Bardi e Lorenzo De Angelis. E, la musica appunto dei cantautori, la musica che si sente la scuola, comunque gli ascolti, no? La passione, no? Perché beh, tu... è un bene questo. Assolutamente. Che si senta la genesi della passione. Tu hai voluto da sempre fare il cantautore, insomma, fare musica in un certo modo. Sì, beh, insomma, molto presto ho capito quello che mi piaceva, e che comunque è una fortuna nella vita capire quello che vuoi fare. Che vuoi fare e che ti piace fare. E io sono stato fortunato in questo, è una cosa con cui poi diventa difficile inseguirlo. Però già aver capito quale fosse la mia dimensione
è stata per me una fortuna, l'applico in più la possibile. Tua formazione appunto nel passato suppongo che appunto riguardi proprio i cantautori storici, oppure ti sei anche allargato a sonorità diverse, rock piuttosto che... Sì, in realtà dividerei in due, diciamo, la parte del testo, senz'altro una formazione cantautorale, perché comunque a casa mia si sentivano i cantautori storici italiani. Quindi i tuoi genitori ascoltavano loro, certo. Esatto, quindi... Cantautori che purtroppo oggi sono tutti sull'ottantina. Sì, sì, o non ci stanno. Più vicino agli 80, come Guccini, che abbiamo già citato, piuttosto che ai 75. Insomma. Sì, quindi quella è la formazione. In realtà poi dal punto di vista musicale io ho avuto comunque una passione per il rock, anche lì direi il rock classico anni sì, 70, sì, sì, principio sì. 60-70, certo. In realtà fino al 2000, insomma, io poi facendo il liceo a cavallo degli anni 2000, quello era ancora un periodo storico in cui andavano molto le band. C'erano gli Oasis, c'erano sì, queste band qua, anche nel funk rock, c'erano i Red Hot, Chili Peppers, certo, Green Day, Scancanensi, sì, sì, comunque sì, era un una periodo bella scelta. Quindi quella è stata anche però la mia formazione dal punto di vista musicale, e la mia passione per le chitarre è nata lì, quindi un po' mischio, diciamo, qui siamo effettivamente in veste cantautorale, però in realtà con tre chitarre eccellenti, tre chitarre, esatto, bellissime. Però insomma la mia passione era, diciamo, il basso e la batteria mi mancano sempre un po'. Eh sì, perché comunque danno quella corposità, sì, ecco. Sì. Pur non rinegando una situazione come questa, no, perché no, ci sta benissimo. Diciamo che non riuscirei esattamente a stare però tutta la vita. Non si può fare solo questo. Esatto, sì, esatto. Sì, sì. Ci vuole anche sempre un po' di elettrico. Sì, esatto. L'amplificatore, la gavetta nei locali, nelle sale prove. Io sono molto legato a quella roba. Certo. E invece oggi, come la vedi tu la situazione cantautorale invece italiana? Questa è una domanda terroristica. No, vabbè, io trovo che ci sia qualcosa di buono dei tuoi colleghi coetanei. Sì, ma qualcosa di buono c'è anche statisticamente. Cioè io non credo che possa esistere un periodo in cui non c'è niente di buono. Forse può esistere un periodo in cui non viene veicolato. Io trovo che ci sono molti cantautori che apprezzo, sì, di sì, oggi. Sì, io anch'io ascolto. Più o meno noti, anche. Sì, 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 ma cosa dire su questo? È un discorso veramente largo, sì. C'è tanta gente brava, c'è tanta gente che non so, che io non apprezzo, che non vuol dire che non sia brava, ma assolutamente, che sì, sì, i gusti poi personali. In questo momento il mainstream tira da una parte. Sì, ed è più sui pop, trap, questo genere, esatto, forse. Quello è il mainstream di oggi. Esatto, il mainstream è pop, trap. E lì, insomma, trovare anch'io trovare qualcosa che mi piaccia faccio fatica, no? Sì, preferisco andare a cercare delle sonorità più vicine a quelle della mia vita, no? Che sono tipo queste, per esempio, le tue, sì, quelle di... Io purtroppo ho proprio un difetto che riguarda la poetica dei testi. E quindi questa è proprio, vedi, mi fa una domanda. Io in questo però sono bacchettone, nel senso che io non apprezzo molto, cioè non apprezzo più di tanto la reiterazione dell'ego nei testi. Sì. E cosa che invece in questo momento va molto. Cioè, il parlare di se stessi anche in maniera muscolare, sì, è una cosa che io. Con anche delle accezioni anche abbastanza violente e sessuali e comunque di droghe. Secondo me questo è un po' pericoloso. Sì, più. È monotono, direi. È anche monotono. Sì, ormai è diventata, esatto, la normalità, è vero. Mi piace invece quando sento un artista, a prescindere dal genere, che parli di, intanto ad esempio, di fragilità. Sì. A me piace molto perché mi ci ritrovo e perché credo che sia coraggioso cominciare a smettere di parlare di concetti da uomini forti. È vero. E che a me io un po' ripudio. Ecco, quindi questa è, sono quindi viva Mia Martini con Piccolo Uomo, per ma esempio. Ma sì, 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 esatto. Insomma, raccontare di non essere perfetti, però sinceramente di non essere perfetti. Certo. Perché anche quello si può fare con un certo tipo di retorica. No, io apprezzo chi racconta le proprie difficoltà, chiaramente in un'ottica artistica. Sì. Quindi c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, però insomma a me... fa crescere molto qualcuno che mi fa riflettere su qualcosa che magari io sbaglio o su cui non ho riflettuto. Ecco, sentire un cantautore che mi parla di quanto sia figo mi stanca parecchio. Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente.
Daniele, siamo arrivati al momento di ascoltare un brano in studio, quindi arrangiato, e sentiamo il suono fatto, pulito e finito del tuo repertorio. È un brano che scegli tu. Io propongo Felici per finta. Sì. Che è un videoclip, cioè, che ha avuto anche un buon successo, buoni numeri, e con cui io sono stato premiato al premio Lunezia lo scorso anno, quindi sono legato. Una figata, incredibile, anche questo. Rimandiamo sempre alla lista dei premi ricevuti da Daniele De Gregori. E, allora, noi ce l'ascoltiamo in studio questa canzone, ovviamente il video, il clip c'è già su YouTube, quindi Felici per finta, Daniele De Gregori, andate intanto a cercarlo. Però chi ci ascolta e chi ci vede poi soprattutto su YouTube in questa puntata di Live Motel lo vedrà adesso proprio con Daniele De Gregori, Felici per finta, e poi torneremo con Daniele De Gregori alla chitarra e voce, Lucio Bardi alla chitarra e Lorenzo De Angelis, ancora Unplugged a Live Motel. Non andate via, state con noi che torneremo. Facile da seguire, semplice da ascoltare, DJ Fox, la radio che ti rincorre. Capitano, forse non c'hai torto, ho mal di testa perché ho letto troppo. È vero, non si vede terra da un anno, ma dà fastidio questo pessimismo. E c'hai ragione che può andarci peggio, non stiamo mica colando a picco. Dipende da me come mi sento, l'atteggiamento è questione d'esercizio. Se ripetiamo tre volte che va tutto bene, magari succede. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farza è la rotta, tieni la barra dritta. Capitano, forse c'hai ragione, dovremmo solo andare più veloce. Non pensare che sia stato un errore e poi sorridere alle persone. Il tuo equipaggio non fa domande, però poi la notte non ci dorme. Dentro al lavoro ci si nasconde, di questo mare non conosce niente. Capitano, ma non basta dirlo, il tuo sguardo, il tuo comportamento sono quelli di un uomo sconfitto che ha finto. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farza è la rotta, tieni la barra dritta. Di ottimismo è morto mai nessuno, tranne il Titanic e il suo capitano. Felice è una smorfia di gioia, ma la nave affonda. Felice è la stessa solita tristezza che va nascosta sotto coperta. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farsa è la rotta, tieni la barra, tieni la barra dritta. Felici, felici, felici per finta. Felici, felici, felici per finta. 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 Le parole possono fare male. Impariamo a non prendere in giro, ma ad apprezzare le diversità. Diverso uguale unico, no al bullismo. Siete sempre su DJ Fox Radio, state ascoltando Live Motel, siamo tornati dal vivo con Daniele De Gregori alla chitarra e voce, Lucio Bardi alla chitarra e Lorenzo De Angelis alla chitarra. Questo brano, Felici per finta, che avete appena visto, il video, abbiamo ascoltato la canzone. Come nasce questo brano? Ma è una delle mie, insomma, canzoni, è il mio standard, cioè è nata da una riflessione semplicissima.
Un giorno ho scoperto, pensa, che convincersi di essere felici non è sufficiente ad essere felici. Questa è stata una illuminazione che ho avuto sulla... E questo vale anche per le altre cose in generale. E quindi questa canzone nasce da questo, cioè la felicità è un processo complesso, chimico anche. Sì, e non si basa esclusivamente sull'ottimismo, cioè l'ottimismo non è l'ingrediente unico per essere felici, c'è dell'altro ed ha a che fare con la maturità, la consapevolezza di sé e la realizzazione di sé. Quindi questa era una canzone che parlava di questo, insomma. Ecco, ma secondo te l'ottimismo porta alla felicità? Può portare alla felicità? Non da solo, anzi, credo che... Rispetto al pessimismo, per esempio. Ma il pessimismo difficilmente porta alla felicità. Ma non sono così sicuro. Perché non ho detto no. Perché però, un pessimista, no, si aspetta magari che tutto vada male, così. Però le cose non è che vanno sempre male. Quindi magari quando vanno bene, molte volte vanno bene, ne gode doppiamente. Si abbassa l'asticella. Infatti, per questo... La canzone in realtà parla proprio di questo, cioè slegherei il concetto di felicità dal concetto, insomma, di pensare positivo o pensare negativo. Quello è un artificio in realtà che noi utilizziamo per sopravvivere. In realtà c'è da lavorare tanto e il peggior ostacolo alla felicità è non rendersi conto di non essere felici. Ecco, perché se uno pensa di essere felice ma non lo è, ecco, quello è il momento in cui non lo sarà più, perché non riuscirà più a capirlo. Ecco, ecco, quindi tu pensi che sia vero, no? Il fatto di pensare positivo, che sia che contribuisca ad alleggerire il tuo lo spirito, l'animo e anche lo stato d'animo soprattutto. Beh sì, contribuisce, ma non è sufficiente. Secondo me non è detto, non è detto, altrimenti sarebbe comunque facile, cioè, insomma, sarebbe una... Sì, una catena, non un loop. Sì, sarebbe molto facile. In generale, tutto ciò che è artificioso e viene fatto per uno scopo, no? Perché uno dice penso positivo per essere felice, ecco, non credo che sia così. Non credo, in realtà è così, cioè non è così semplice, altrimenti saremmo tutti felici. Tutti felici, esatto. Perché quindi un sistema e non sarebbe neanche applicare. E non sarebbe neanche giusto, perché comunque no, a volte ci vogliono anche i momenti un po' di introspezione, no? Un po' di, certo, anche di un po' di riflessione, anche un po' di dolore fa bene, no? Fa crescere. Se fa bene non lo so, però fa crescere. Sì, contribuisce sicuramente alla formazione del carattere della persona. Sì, passa da quello, ma principalmente. Allora, torniamo invece alla musica. Tu hai pubblicato nel 2007, è stato un esordio, no? Quello di Cassandra. Sì. Registrai questa canzone, insomma, ero molto giovane, per partecipare ad un festival che si chiamava Roma Music Festival. Si faceva al Teatro Adriano, che adesso c'è il Cinema Adriano, però una volta ci suonarono i Beatles addirittura. Ah, quello è il tour del 65. So che in Italia hanno suonato a Piazza Cavour. L'unico tour che avevano fatto, che avevano suonato a Genova, Milano e Roma. Esatto, e quindi... Aperti da Mino Reitano, mi pare addirittura. Questo, una cosa, esatto, del genere. È vero, Lucio Vardi mi fa segni di sì e si ricorda. Quindi con questa canzone fu un battesimo fortunato, perché vinsi un premio lì al primo festival a cui partecipai. E quindi Galeotto fu la prima soddisfazione che mi incentivò a proseguire. A proseguire, certo. Vedi, perché parlavamo di Sliding Doors. Insomma, io lì ebbi un ottimo riscontro e vinsi un premio con la prima canzone. Quindi mi dissi, beh, allora forse qualcosa so combinare. Ecco, di cosa parlava questo brano? Ah, questa, beh, era la Cassandra, era una canzone che porta sfiga sostanzialmente. Sì. Ma in realtà, a parte che lo ricordo malapena, però era una canzone che parlava sempre, perché io sono un pesantone, parlava di libero arbitrio. E quindi del fatto che, sì, lo so, sono pesante, ma ero ancora più pesante prima. Ma secondo te esiste il libero arbitrio? Secondo me no. No, io te lo chiedo, perché io credo che non esista. Anch'io. Però questo è un discorso molto complicato. Sì, sì, ma secondo me invece non è così complicato, perché io dico come la vedo io. Vedi, l'ho portato sulla strada della filosofia. No, perché sai, il libero arbitrio, tu dici, beh, è vero, io ho la possibilità di scegliere la strada A o la strada B, ok? Però libero arbitrio sarebbe se io sapessi in anticipo dove mi porta la strada A e dove mi porta la strada B, no? Perché non mi serve niente dire sì, io scelgo di andare o di qui o di là, però al momento mi possono sembrare due strade abbastanza simili.
Però sarebbe veramente figo se io potessi capire cosa succede, magari anche un po' ma dopo. Ma infatti dopo adesso mi hai ricordato che nel ritornello della canzone io dicevo, anche se ero comunque un pischelletto, quindi, però dicevo sbaglia solo chissà già cosa è giusto. Esatto. Quindi stai dicendo quello che io poi dicevo tantissimi anni fa nella canzone. Era proprio questo, il fulcro della canzone. Sì, sì, il nocciolo. Senti, invece... Parlando sempre di tua discografia, tu hai pubblicato due album, no? Sì, nel 2015 c'è un disco autoprodotto che si chiama Hegel, sì. Però non è a nome mio, è a nome della band con cui, che poi siamo sempre noi. E si, trova si trovano entrambi sulle piattaforme, sì, ecco la band a nome di... Si chiama Hegel e la band si chiamava Jeremias con la J. Sì. Poi invece l'altro disco pubblicato l'anno scorso è uscito a mio nome, si chiama La gente singolare ed è un titolo abbastanza geniale, no? Perché, grazie. Anche perché io immagino tu ti riferisca al genere della parola che è singolare, esatto, no? Invece... c'è questa stranezza grammaticale, no? in cui un nome che indica una pluralità in realtà è singolare. Anche se molti dicono, la gente fanno. Sì, e io non ascolto quello che dicono dopo. Esatto, perché già tronchi lì. Già tronchi. Ecco, diversità tra questi due lavori. Molte, perché in realtà tutti e due i lavori hanno trovato la pubblicazione dopo tanti anni di lavoro, che è una cosa che ho in comune con moltissimi cantautori. Quindi in realtà io l'ho sempre visti molto a posteriori, non ho mai esattamente rappresentato la mia contemporaneità, quindi l'ho sempre visto in maniera molto, molto critica e sono molto diversi. Il primo effettivamente è un disco molto ricco dal punto di vista degli arrangiamenti, perché chi si trova a registrare per la prima volta in multitraccia ci vuole mettere di tutto. Ci mette di tutto, io ci ho messo di tutto, certo. Ed è durato 4 anni, la registrazione di questo disco è durata 4 anni. E invece La gente singolare è un disco arrangiato dal vivo, cioè io registrai in uno studio di incisione il repertorio che facevo in quel periodo con la mia band dal vivo, quindi ha una quasi una presa diretta, sì, c'ha una fotografia, chitarra, basso, sì, sì, sì. Due chitarre, basso e batteria, sì, molto più minimale, che era un po', tra l'altro, un po' un sogno che avevo, essendo io un po' fissato con i live, mi piaceva fare un disco, certo, che fosse... Ma alla fine non è mai un live un disco. Sì, perché poi ci metti mano, ci sono cose che non ti piacciono. Ho scoperto che non era un'utopia. Però in partenza l'idea e comunque gli strumenti presenti sono quelli lì. Certo. Quindi sono diversi, molto diversi. Torniamo allora alla musica invece dal vivo, in questo momento live, unplugged, nel salotto, ricordiamo, di musicale di Cristiano Califano qui a Roma, dove abbiamo ormai registrato qualche puntata di Live Motel con Daniele De Gregori. Cosa ascoltiamo adesso? Allora, vi facciamo sentire una canzone che si chiama Gino. Sì, un nuovo singolo. È la prima volta che la facciamo dal vivo, proprio che la canto, che la suono, che la suoniamo. Quindi continuiamo a sperimentare, vediamo come viene, così poi ci dici se è venuta. Abbiamo già accennato di che cosa parla, ma dopo parleremo di Gino e ce ne parlerai ancora un po' più approfonditamente. Ok. Daniele De Gregori, voce chitarra, Lucio Bardi alla batteria, Lorenzo De Angelis alla chitarra, al basso. La batteria, però se vuoi anche la batteria. Ho detto la batteria? Sì. Alla chitarra, vabbè. Non è una batteria quella che c'è in mano. Daniele De Gregori, Live Motel. Gino ritirava la pensione per la madre anziana, ma dopo 4 giorni di nascosto tornava a ritirare anche per sé. E di ritorno a casa prima la drogava e dopo la insulta e le faceva firmare con forza un documento che lo scagionava. Gino conosceva un notaio e alla morte del padre ci si metteva d'accordo per rubare tutta l'eredità. Gino che truffa lo Stato con la 104, che presta denaro a strozzo e mente i suoceri sulla sua età. Gino avvocati o faldoni, Gino falsi testimoni, vuole tutto per sé e tratta i propri genitori come animali. Amici né amori,
ama solo se resta solo con sé. Gino si sposava in segreto e poi chattava con le signorine sotto falso nome, però la moglie non lo vuole sapere. Gino esperto di medicine senza averle studiate, che per 30 anni si cura da solo e poi finisce con due gambe tagliate. Gino conosceva un dottore e aveva sempre un bel certificato per non lavorare. Tu l'hai mai visto in ufficio a timbrare? Gino chiama i carabinieri, se vai a chiedergli il conto, e affitta in nero l'appartamento che gli hanno comprato i suoi. Gino esorcisti e dottori, Gino fa tucchiare stregoni, vuole tutto per sé e tratta i propri genitori come animali. Gino crocefissi e rancori, ama solo sé, resta solo con sé. Gino che deturpa la tomba del padre, che non sa scrivere, non sa parlare, che non sa vivere, che non sa amare, che non sa vivere, che non sa amare. Gino esorcisti e dottori, Gino fa tucchiare stregoni, vuole tutto per sé e tratta i propri genitori come animali. Gino senza amici né amori, ama solo sé, resta solo con sé, resta solo con sé, wow, 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 wow. Resta solo con sé, resta solo con sé, wow, 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 wow. Live Motel. Daniele De Gregori con Lucio Bardi e Lorenzo De Angelis. Allora, questo brano, dicevamo prima, è proprio un concentrato, una fotografia dell'italiano, dell'italiota medio. Ecco. Sì, del medio, no. No, speriamo non medio. Pessimo, diciamo, pessimo. Ci siamo quello, spostati quello nella, sì, 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 nella grafica statistica verso sinistra. Sì, penso ecco, che molti. Come ti è venuto in mente di descrivere un personaggio così? Ora devo darti una risposta ufficiale. Sì. Ok, la risposta ufficiale è che ci sono molti difetti che ho visto in molte persone, sì, diverse, e che li ho voluti mettere tutti insieme in una canzone grottesca, direi. Sì. Perché nessuna persona potrebbe racchiudere tutte queste cose insieme, giusto? Sì, okay, esatto, sono d'accordo. Sì, sì, sì. Anche perché comunque sono notizie che leggi ai telegiornali, sì, le sì, senti, sì, gente che fa tutte queste cose, io le ho sentite in esatto, giro. Esatto, esatto. Ma poi tutti, penso, conoscono qualcuno che ha fatto almeno una di queste cose, insomma, sono cose, sono viziacci. Sì, 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 sì. Bassi, certo, esatto, che colpiscono molte persone, insomma. Io oserei quasi dire alcune tipicamente italiane, perché all'estero non, sì, credo che ci sia gente che timbra e poi va a fare la spesa. È vero, è vero. Comunque non è credo una peculiarità. Ora, sì, sicuramente sì, sì. Poi gli italiani hanno anche altre qualità, però. C'è il rovescio della medaglia: essere, sì, essere istrionici, essere comunque furbi. Sì. Furbetti. Porta con sé, esatto. C'è il furbo e c'è il furbetto. Insomma. Allora, Gino esce, diciamo, in un periodo mica tanto buono, no? Perché sì, insomma, è nato durante la pandemia, è nato durante... È stato registrato, sì, durante la pandemia. Durante il lockdown, sì, forse. Come l'avete fatto? L'abbiamo fatto a distanza. A distanza. Io ho coinvolto tutti i musicisti perché avevo voglia di suonare con loro prima che ci fosse il lockdown. E stavo preparando comunque un repertorio, volevo preparare prima ancora che iniziasse. I musicisti che hanno suonato, io sognavo di averli dal vivo. Poi è arrivato il lockdown, il COVID, e io ho detto: beh, comunque, ragazzi, ho un inedito. Esatto. Riusciamo a registrarlo tutti a distanza, ognuno a casa propria. Sì, ma è la cosa più facile del mondo, esatto, oggi, no? Quindi basta.
Esatto. Sì, sì, sì. Basta mandare una, uno inizia una traccia, la mandi agli altri, ci suona sopra e così via. Ora, io stesso periodo, che sono ignorante. In quel periodo prevalentemente però questo avveniva con le cover. Che, cioè, uno parte già da un filo, quindi fare una cover a distanza era divertente. Io credo un po', comunque mi sono un po' complicato la vita, ho alzato l'asticella, cioè ho fatto un inedito che non conoscevano. Quindi là il problema è arrangiarlo. E io ho voluto fare questo esperimento di totale fiducia verso i musicisti. Sì, immaginavo, hai dato libertà. Io non l'ho arrangiato, quindi Gino, suonaci come vuoi, come ti viene bene. Cerca di capire. E poi si faceva a piramide. Quindi arrivava, diciamo, quello più fortunato, che aveva più margine, quello più sfortunato di tutti è lui. Cioè, ecco, lui è arrivato quando sono state registrate tutte le tracce. E quindi ho detto, adesso ha dovuto trovarsi lo spazietto. Trovati lo spazietto. Sì, sì, quindi tutta una serie di sfighe. Però è stato veramente divertente anche missarlo a distanza. Sì. Esatto, voce e caon. E il resto, basso, Lucio col dobro, poi c'è stato Gabriele Conti con l'organo, credo, la tastiera, il piano elettrico, e infine, poi c'è stato l'ukulele, e poi c'è stata la chitarra. È stata una cosa divertentissima, secondo me. Cioè, ma c'è anche un video. C'è il video che è proprio film a voi, esatto, mentre state suonando. Noi a casa nostra. È un video divertentissimo. Adesso l'abbiamo ascoltato in versione unplugged, ma andate assolutamente su YouTube a cercare Daniele De Gregori, Gino, perché oltre alla complessità dell'arrangiamento, che poi alla fine viene fuori... Sì, è un prodotto fatto molto bene ed è anche divertente vedere tutte le situazioni. Infatti sono molto soddisfatto. Devo dire che mi ero... è brutto da dirlo, però avevo anche fatto conto che venisse un po' peggio di così. Beh, poi ciascuno in casa, tu con sul letto. Cioè. Sì, i video a casa. Invece sono stati tutti, ma anche proprio musicalmente, devo dire. Quasi li faccio tutti così, perché so, capito? Vale la pena. Beh, questo succede quando suoni con gente brava, ovviamente. Certo, puoi delegare. Che è sul pezzo, come si dice oggi. Se no, è impossibile. Allora, ritorniamo alla musica, ancora una canzone dal vivo, il prossimo brano, un altro unplugged. Allora, vi facciamo prima Gli Italiani. Sì, che è una di queste due canzoni con cui hai vinto il premio. Esatto, questa canzone ha già girato un pochino di più, con cui abbiamo vinto il premio a Milano. Non c'è ancora su... È inedita. Non è ancora... Sì. Cioè, è stata incisa, ma non è ancora pubblicata né sulle piattaforme di streaming neanche su YouTube, cioè, forse. No, da nessuna parte. Questa sarà la prima volta, cioè, nessuno l'ha mai sentita. Ok, attualmente, ricordiamo, l'ultimo brano è Gino. L'unico che si può trovare quest'anno è Gino. Daniele De Gregori, voce chitarra, Lucio Bardi alla chitarra e Lorenzo De Angelis, non alla batteria, ma alla chitarra, a Live Motel. Però c'è una batteria dentro. Tu che ti senti italiano, e per fortuna purtroppo entrambi lo siamo, eppure vedi non ci somigliamo. Non mi ricordi il signor G, nemmeno un po', io ascolto Tenco, tu reggaeton, e insieme non abbiamo mai mangiato. Scusate l'ignoranza, ma ci conosciamo. Scusate l'ignoranza, no, io non la scuso. Quando vuoi passare avanti, arrivare primo, ma tu lo sai che prima gli italiani erano ultimi. Che prima gli italiani erano poveri sempre, che prima gli italiani non vuol dire davvero un cazzo di niente, che prima gli italiani, le donne e i bambini, il mio lavoro ed il mio Dio, vuol dire solo prima io. Io non ti sento italiano, perché continui a parlarmi senza congiuntivo, ed io davvero non so farne a meno, come del resto del tuo scontrino. Ti prego fammelo, è necessario, su questo almeno so che ci troviamo. Il nero è un problema che non risolviamo, ma di che parliamo? E poi ancora con la storia delle tue radici, mi viene il vomito se ti medesimi coi fasti antichi.
ma tu lo sai che prima gli italiani erano austriaci, che prima gli italiani erano arabi, che prima gli italiani erano greci, normanni, francesi, pagani, che prima gli italiani, le donne, i bambini, il mio lavoro e il mio Dio, vuol dire solo prima il... La tua morale cristiana è un paradosso, scavalca il prossimo tuo o lui farà lo stesso. Difendi il tuo nome a qualunque costo, fosse pure la vita. Arrivagli sopra, arrivagli avanti, arrivagli prima. Arrivagli sopra, arrivagli avanti, arrivagli. Prima gli italiani, le donne e i bambini, i miei valori ed il mio Dio, ma soprattutto prima io. Ah, ma soprattutto prima io. Oh, oh, oh. Poro, poro. This is Live Motel. Siete sempre su DJ Fox Radio Live Motel. Io sono Mauro. Abbiamo questa sera ospiti Daniele De Gregori alla chitarra, Lucio Bardi alla chitarra e Lorenzo De Angelis ancora alla chitarra. Prima gli italiani, hai detto un sacco di cose prima gli italiani, forse troppe. Manca ancora che prima gli italiani erano immigrati. Sì, beh, era implicito, sì, però forse non è bello, così implicito. È buono ricordarlo comunque, sì. Che abbiamo impestato l'America, insomma. Sì, sì, sì. In realtà questa canzone, questa è senz'altro vero, si focalizzava più sul nostro territorio, ovvero il fatto che l'Italia, stando proprio nel cuore del Mediterraneo storicamente ed essendo una terra ricca e favorevole, certo, è stata saccheggiata in lungo e in largo e ha avuto molte dominazioni, sì, sì. E dominazioni vuol dire aver avuto molte dominazioni culturali, molte lingue, molte anche religioni, questa in realtà è probabile che sia la ricchezza stessa di questo paese, no? Il fatto che non sia rimasta chiusa ma sia stato una penisola a contatto con l'Africa, con l'Oriente, con... Ora, oggi, sentire che questo sia un pericolo, questo concetto sia un pericolo e venga utilizzato per salvaguardare la cultura italiana, è un paradosso. È un paradosso. Cioè, se ti piace la cultura italiana, ti piace per quel motivo lì. Certo. Non perché è stata chiusa 2000 anni con i muri, ma anzi, ma è il contrario. Parlando proprio di Roma, perché adesso siamo a Roma, e vedi che è multietnica, proprio una, cioè, c'è di tutto, veramente, sì. Qualsiasi... Però, da quanto ho capito, da quanto ho letto, Roma è stata ancora più multietnica di quello che è oggi, nei secoli scorsi, nei millenni scorsi. Beh, sì, a parte che credo ci siano stati addirittura degli... Gli imperatori romani, soprattutto nel tardo impero, c'era ancora più un miscuglio di... Ma ci sono stati imperatori africani, sono sì, stati imperatori, sì, 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 spagnoli. Cioè, l'imperatore di Roma, no? Questa retorica del... Che lo vuole, non andiamo oltre, maschio alfa italiano. Questo maschio alfa di sangue puro italiano, parlava spagnolo, parlava non so neanche poi, parlava altre lingue, l'imperatore di Roma. Ora, insomma, la storia non serve per imparare nozioni, serve per capire, per far cascare qualche convincimento. Certo. Questi sono facili da far cadere. Sì. No, oggi i pericoli sono altri comunque. Io li vedo più nelle omofobie, nella violenza sulle donne, la violenza gratuita, sulla prepotenza e sulla mancanza di rispetto anche, che trovo tanto... Sì. Oltretutto questi elementi che tu dici quasi mai vengono proposti dalle forze politiche, che invece dicono che il pericolo è la invasione. Ecco, il pericolo, sì, sì, sì. Anche perché comunque, cioè,
che ci piaccia o no, chi è venuto, vabbè, in Italia non è certo venuto per piacere, intanto. Anche sì. Poi se si vuole fare una colpa, secondo me è da fare a quello che ci guadagna, certo, su questo, certo, su queste tratte. Certo, no? Certo, certo. Non dimentichiamoci che a Ventimiglia ci sono gli italiani che fanno, che portano in Francia gli immigrati. Quindi, sì, questo è un giochino che va, insomma, va avanti. Sono gli stessi italiani. E quindi, insomma, bisogna guardare, come dicevi tu, un po' di auto... Io credo semplicemente bisogna considerare il fatto che se ti piace una cosa, e in questo caso se ti piace l'Italia e la cultura italiana, perché ti piace? Cosa ha di speciale la cultura italiana? La realtà amara è che la cultura italiana è bella perché è stata... Perché è una variegata, ricetta, è una ricetta con tanti ingredienti, esatto, alla fine. Esatto. No? Quindi tanti ingredienti, ti piacciono tanti ingredienti? Allora, ma certo, ma anche gli stessi piatti italiani, no? Quindi dalla pasta alla pizza, la pasta della pizza, insomma, sono, non è che sono proprio solo nati... Non era quello che si mangiava. Anche lì c'era, insomma, c'è un bel miscuglio, no? di arrivazioni. Sì, l'incrocio di cultura. Addirittura, comunque, mo dico una cosa banale, ma il pensiero filosofico occidentale nasce per questo motivo? Nell'antica Grecia, perché nell'antica Grecia e non in altri posti? Perché l'antica Grecia divenne un centro, no? Commerciale, con dei porti, con delle città, con le polis greche, e quindi si vennero a scontrare conoscenze diverse, no? Gli arabi, i numeri arabi, l'astronomia. Questo ha fatto nascere la filosofia. Scusi, Lucio dice che anche negli in America, Stati Uniti, sì, sì, c'è questo humus che potrebbe essere favorevole, insomma. Certo, quindi sì, sì. Questa canzone parla di questo, semplicemente. E infatti è un punto di riflessione, sicuramente. Sì. Quello che ti dicevo prima, cioè, sì, un po' io cerco un po' di pungolare, cioè pungolo me stesso, ci scrivo una canzone, magari anche qualcun altro riflette, dice, ah, beh, effettivamente, senza pensare che alla fine quei tempi della Grecia o i romani, secondo me, erano ancora più aperti mentalmente di quanto lo siamo noi oggi. Questo, nonostante la conoscenza, nonostante la tecnologia, nonostante tutto. Sì, è possibile, poi, che probabilmente fosse... dipendeva dalle classi sociali di cui uno... Anche, sì, sì. Un po' come oggi. Alcune classi sociali, oggi. Sì. C'era chi era effettivamente vessato. Più avanti. Ancora musica. L'ultimo brano, Daniele. Cosa ascoltiamo? Si chiama, questo è un brano che si chiama Se io morissi oggi. Ho fatto raramente... Mi tocco un attimo. Ah, però dico se io, quindi. Quando farò se tu... Se tu morissi oggi... Invece questo è se io morissi oggi. Se tu moriresti oggi... Se io morirei oggi. Parlando di congiuntivi. Esatto. Se io morivo oggi, che già è un po' più... È una canzone che sta nel primo disco, quello che non è a nome mio. Hegel. Sì. La faccio raramente perché è molto chitarrosa, no? Bene, sono contento che è una puntata molto nuova per quanto riguarda la tua musica, e sarà una puntata molto particolare. Sì, quindi oggi proprio loro due, questa canzone la faccio proprio perché sono venuti voi tre, vabbè, io tengo il tempo. Daniele De Gregori ancora la chitarra e voce, Lucio Bardi alla batteria, e stavolta è lui il batterista. E Lorenzo De Angelis all'oboe. Se io morissi oggi, non a 90 anni, avrei meno ricordi, rimorsi, senz'altro meno sbagli da dare in pasto ai vermi, ma di che dovrei pentirmi? Se io morissi adesso invece che da vecchio, io forse sarei pronto, mi prenderei un momento, piuttosto dispiaciuto da un lato, dall'altro contento. Se io morissi oggi a 35 anni, commuoverei la chiesa, commuoverei gli astanti, ma giusto un paio d'ore, chi vive tira avanti. Se io morissi oggi, cioè prima di stasera, chissà che funerale e chissà quale bara, che grande cerimonia, mille partecipanti per questa grande fiera, ma chissà chi domani mi piangerebbe ancora, ricorderebbe ancora.
Se io morissi oggi, che cosa ne diresti? È il tempo che ci lascia in mano di noi stessi, che non si fa vedere ma lo senti il rumore dei passi. Se io morissi sopra la mia bara, ci lascerei un cartello, ci scriverei ha sperato fino ad esserne stanco. Voi fate il vostro gioco, che tanto vince il banco. Se io morissi oggi, guardandomi allo specchio, sicuro il funerale, io resterei a vederlo, di certo un po' deluso, immaginavo meglio. Se io morissi oggi, già prima di stasera, chissà che funerale e chissà quale bara, che grande cerimonia, mille partecipanti per questa grande fiera, ma chissà chi domani mi piangerebbe ancora, ricorderebbe ancora. This is Live Motel. State ascoltando Live Motel con Daniele De Gregori e i due meravigliosi solo di chitarra di Lucio Bardi e Lorenzo De Angeli. Ragazzi, io non posso applaudire, ma sicuramente un applauso chi ci ascolta ve lo rivolgerebbe sicuramente. Sì, io ho applaudito. Abbiamo applaudito purtroppo con la mente. Ragazzi, fare questo lavoro è bellissimo, perché in questo periodo purtroppo non ci sono live o comunque ce ne sono pochissimi, e io mi ritengo fortunato e anche un po' felice rispetto al discorso di prima di avere dei musicisti meravigliosi che vengono in casa addirittura a farmi concerti, no? Quindi quale fortuna maggiore posso pensare? Condivido questa cosa, dall'altro lato condivido, perché purtroppo la situazione è questa, non è colpa nostra, non si può fare nulla, no? Io ho questa fortuna di avere la musica dal vivo e poterne gioire, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi. Non è ancora finita. Ai. Daniele, allora, Gino è uscito appunto in questo periodo, è un lavoro che è un singolo che ci lascia aperture a nuovi progetti. Stai pensando a qualche cosa di per il futuro? Sì, allora sto pensando. Stai lavorando sicuramente. Sì, sto pensando, sto lavorando per il videoclip di Prima gli Italiani e per trovare un modo adeguato di farlo uscire, quindi etichette, eccetera. Quindi da qui al 2021 usciranno Prima gli Italiani e Charlie Chaplin, in modalità che però ancora non so bene.
E nel frattempo, nel 2021 farò un tour, perché con il premio che l'artista che non c'era, che abbiamo vinto a Milano, abbiamo vinto anche il premio Nuovo Imaie, che ci ha regalato un tour di molte date in tutta Italia. Sì, sì. Quindi, me lo raccontavi all'ora dei fatti qualche settimana fa. Esatto, sì. Quindi lo affideremo ad un'agenzia di booking, e quindi il nostro futuro... Il 2021 sarà quindi on the road. Esatto, più che discografico in questo caso è, spero, insomma, visto che ne parlavamo che sarebbe ora, c'è un tour, ecco, all'orizzonte. Però immagino che tu qualche cosina l'abbia scritta, ce l'abbia nel cassetto, magari lockdown. Ci sono talmente tante che io campo un po' di rendita per anni. Sì. Quindi, no, il problema è farle uscire adeguatamente. Sì. Allora, con la speranza che veramente il 2021 porti di nuovo la riapertura di tante cose belle, anche perché io c'ho un concerto di Eric Clapton in sospeso, lì col biglietto nel cassetto. E quindi tanti abbiamo voglia di ascoltare la musica, insomma, dal vivo, perché ci manca veramente tanto, a me in primo, ma anche a voi che la fate, no? Perché io, parlando con i musicisti, so quanto è importante questo lato del lavoro, perché è un po' la punta dell'iceberg, no? Perché dopo tanto lavoro in studio, a rifinire, a rimettere mano sui lavori, è ovvio che vuoi farla sentire, no? Vuoi suonarla. È il momento più bello in cui raccogli poi tutta la soddisfazione di vedere le persone che l'ascoltano e la gradiscono, magari, no? Quindi... Sì, e poi anche fonte di reddito. Assolutamente, certo. Il concerto oggi... I musicisti. I live oggi sono quelli che... Infatti vedi rockstar ottantenni che sono lì ancora sul palco, ma proprio... No, forse quella è più anche un... Quello sì. È più una droga. Infatti questo è un discorso che magari... Un discorso Rolling Stones, Ozzy Osbourne, queste che comunque a 70 e passa anni suonano ancora un Paul McCartney, non hanno bisogno di... Non credo che Paul McCartney... Non credo. Però è sicuramente... Io ho fatto una riflessione che se smetti di suonare, smetti di essere, prendiamolo uno per caso, Paul McCartney. No? Certo, lui ha realizzato e se non stesso sei in più quel tu. Modo. Non sei più tu. Fa parte di... È un bel pezzo di sé quello, no? Assolutamente, sì. È il tuo ego. Altre cose, l'ego è formato un po' da pezzi, no? Sì, togli uno troppo grosso, rischia... Certo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, purtroppo, e intanto ricordiamo che Live Motel va in onda tutti i venerdì alle 21 su DJ Fox Radio, e dopo una settimana vedrete questo video sul canale YouTube, lo ricordiamo, Live Motel DJ Fox Radio, e sul canale YouTube DJ Fox Radio Station. Questa sera hanno suonato con noi, e per voi che ci avete ascoltato, Daniele De Gregori, voce e chitarra, Lucio Bardi alla chitarra, abbiamo giocato un po' sulla batteria, Lorenzo De Angelis alla chitarra con i loro stupendi assoli. Grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo per i concerti futuri e per tutta la musica che uscirà da voi. Grazie, grazie. Alla prossima, ciao! Gino ritirava la pensione per la madre anziana, ma dopo 4 giorni di nascosto tornava a ritirare anche per sé. E di ritorno a casa prima la drogava e dopo la insultava e le faceva firmare con forza un documento che lo scagionava. Gino conosceva un notaio e alla morte del padre ci si metteva d'accordo per rubare tutta l'eredità. Gino che truffa lo Stato con la 104, che presta denaro a strozzo e mente i suoceri sulla sua età. Gino avvocati e faldoni, Gino e falsi testimoni, vuole tutto per sé. E tratta i propri genitori come animali, Gino senza amici né amori, ama solo se resta solo con sé. Gino si sposava in segreto e poi chattava con le signorine sotto falso nome, però la moglie non lo vuole sapere.
cugino esperto di medicine senza averle studiate, che per 30 anni si cura da solo e poi finisce con due gambe tagliate. Gino conosceva un dottore e aveva sempre un bel certificato per non lavorare. Tu l'hai mai visto in ufficio a timbrare? Gino chiama i carabinieri se va a chiedergli il conto e affitta in nero l'appartamento che gli hanno comprato i suoi. Gino esorcisti e dottori, Gino fattucchiere e stregoni, prega solo per sé e tratta i propri genitori come animali. Gino croce fissi e rancori, ama solo se resta solo con sé. Gino che deturpa la tomba del padre, che non sa scrivere, non sa parlare, che non sa vivere, che non sa amare, che non sa vivere, che non sa amare. Gino esorcisti e dottori, Gino fattucchiere e stregoni, prega solo per sé e tratta i propri genitori come animali. Gino senza amici né amori, ama solo se resta solo con sé, resta solo con sé. DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale.